Abbiamo visto come sia possibile sviluppare in serie di Taylor un certo numero di funzioni cosiddette elementari, seno, coseno, esponenziale, logaritmo, arcotangente. <coughs> A questo elenco di funzioni, che almeno per certi valori della variabile indipendente x sono sviluppabili in serie di Taylor, potremmo aggiungere un ultimo esempio che è abbastanza importante. L'esempio della funzione f di x uguale, diciamo, 1 più x... <coughs> elevato che so, alla alfa. Beh, Dunque innanzitutto è chiaro che se alfa è un numero naturale, qui diciamo non c'è alcun bisogno di sviluppo, perché se alfa è un numero naturale, diciamo 1 più x elevato alla, alla n, elevato alla m, questa è la potenza ennesima, emmesima, quello che si vuole del binomio, quindi noi sappiamo benissimo che, volendo, possiamo scriverla sotto forma di polinomio della variabile x, la cosiddetta formula del binomio, di cui ci siamo occupati, non ricordo più se nella prima o nella seconda lezione. Quindi diciamo, il caso interessante è quello in cui alfa non è un numero naturale. Ora se alfa non è un numero naturale, e quindi la formula del binomio non è applicabile, diciamo così. Seguendo un'idea di Newton, negli anni intorno al 1665 così, si può cercare viceversa di eh, sviluppare questa serie, in, eh, di sviluppare questa funzione in una serie, che non a caso si chiamerà poi serie binomiale, dunque vediamo un po', proviamo qui a scrivere le derivate successive prendendo sempre come punto d'appoggio x con 0 uguale a 0, quindi volendo ci cioè, apprestiamo a scrivere una serie di Maclaurin, o polinomi di Maclaurin, se faccio la derivata prima, questa diventa alfa 1 più x elevata alfa meno 1. Se la calcolo per x uguale a 0, trovo alfa. Derivata seconda, troverò alfa per alfa meno 1, qui la solita parentesi 1 più x elevata alfa meno 2. Quando calcolo la parentesi tonda per x uguale a 0, essa evidentemente vale sempre 1 e quindi qui trovo alfa per alfa meno 1. Facciamo un'altra derivata ancora, viene alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2, quindi come ben si vede la derivata seconda qui ho il prodotto di due fattori alfa alfa meno 1, derivata terza tre fattori. A partire da alfa ogni volta scalo di un unità alfa alfa meno 1, alfa meno 2, qui ho 1 più x elevato a alfa meno 3. Alle solite quando calcolo il tutto per x uguale a 0 trovo alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2. a questo punto io penso che. I miei ascoltatori abbiano già capito dove si va a parare, quando io derivo, che so, diciamo k volte o n volte, non ha molta importanza, n volte, avrò il prodotto di n fattori a partire da alfa, tutti diciamo scalati di un unità. Dunque quando sono alla derivata ennesima avrò alfa, alfa meno 1, quindi ho contati 2 alfa meno 2, ne ho contati 3, per contarne n non devo fare alfa meno n, perché se così facessi ne conterei non n bensì n più 1, mi devo fermare un passo prima, cioè alfa meno parentesi n meno 1, che tanto vale scrivere alfa meno n più 1. Così, questo dunque è il valore della derivata ennesima nell'origine. Quindi se voglio scrivere il polinomio di Taylor di grado n della mia funzione, che cosa devo fare? Beh, questo polinomi di Taylor è così fatto, dunque sarà la somma, se chiamiamo momentaneamente k anziché n, e la somma in k da 0 a n, dunque devo prendere la derivata, diciamo, k esima, quindi questo prodotto alfa per alfa meno 1 per eccetera eccetera, alfa meno, diciamo pure k più 1, poi devo dividere per il fattoriale di k e tutto lo devo moltiplicare per x elevato alla k. Così. Ora guardate. Quindi la serie di Taylor è quello che si ottiene sommando questa quantità per k, o per n, non ha molta importanza, che va da 0 a infinito. Forse tanto vale tornarlo a chiamare n questo indice. Quindi diciamo la serie di Taylor, non ho ancora il coraggio di scrivere che questo è uguale alla somma della sua serie di Taylor, ma diciamo la serie di Taylor è così fatta, è somma per n, diciamo pure da 0 all'infinito, di che cosa? Dunque Ho oh, dei rapporti così fatti alfa, abbiamo detto alfa 1, quindi ho il prodotto di n fattori decrescenti a partire da alfa, tutti scalati di un'unità, diviso il fattoriale di n, tutto moltiplicato x elevato alla n. Così. Ora se ricordiamo la, che so, la seconda lezione mi pare, sì, quello sul calcolo combinatorio, beh ma se alfa fosse un intero, non chiamiamolo n perché n già l'abbiamo impegnato con un altro significato, se fosse m, diciamo così, m come Milano. Quando faccio m per m-1, per m-2, per m-n più 1, il prodotto di n interi consecutivi decrescenti a partire da m, diviso per il fattoriale di m, questo cosa sarebbe? Ma questo altro non sarebbe che eh, il numero delle combinazioni di m oggetti a n a n, cioè cmn, coefficienti binomiali di indice superiore n, indice inferiore n, beh allora perché non diciamo così estendere il significato di questa scrittura? Naturalmente non avrò, non avrò più un'interpretazione combinatoria, per così dire, ma semplicemente dicendo che questo simbolo sta a indicare, lo leggo ancora coefficiente binomiale di indice superiore alfa e indice inferiore n, ed è quello che sta scritto qua sopra, lo ricopio, alfa, alfa meno 1, eccetera, eccetera, alfa meno n più 1, quindi è numeratore il prodotto di n fattori come dire, decrescenti a partire da alfa, tutti distanziati di un'unità, e a denominatore una cosa analoga, questa volta a partire da n, dunque n fattoriale. Quindi, diciamo, la serie, la serie di Taylor, o se si preferisce di Menorin, è così fatta, si chiama serie binomiale. Ora, si può dimostrare che questa uguaglianza sussiste, e sussiste certamente per tutti gli x, diciamo, in valore assoluto minore di 1. Anzi, per certi valori di alfa... Come già ho accennato in una precedente lezione, diciamo all'intervallo aperto di estremi meno 1, 1 va aggiunto, in un certo caso va aggiunto il valore 1, nel senso che anche nel punto 1 si ha la sviluppabilità e per certi altri valori di alfa entrambi gli estremi sono punti di sviluppabilità. Ma comunque diciamo, come dire, per stare nel sicuro, certamente sono punti di sviluppabilità tutti gli x in modulo minor di 1. La dimostrazione sfortunatamente è abbastanza difficile da un punto di vista tecnico, non, non, non ci sono artifici diciamo, altrettanto semplici come quelli che ho mostrato nella precedente lezione nel caso della serie logaritmica e della serie dell'arco tangente, quindi mi limito a dare questo risultato senza dimostrazione. Faccio osservare che diciamo, ove per avventura alfa fosse un numero naturale Vediamo un po', che so, diciamo che se alfa fosse, che so, 5, quando io comincio a fare il prodotto 5 per 4 per 3, eccetera, vado calando, come dire, se io mi ostinassi a considerare coefficienti binomiali con l'indice inferiore che è superior, più grande dell'indice superiore, cioè più grande di 5, beh, è chiaro che se io conto 6 numeri a partire da 5, 5, 4, 3, 2, 1, trovo 0 e lo stesso accadrebbe se mi ostinassi a contarne più di 6, diciamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che una volta introdotto questo simbolo, ove per avventura alfa fosse un numero naturale, m diciamo, per tutti gli n che sono più grandi di m, questo vale 0, per n, ripeto, più grandi di m. Perché? Ma per l'ottima ragione che se io a partire da n conto un numero di interi decrescenti consecutivi maggiore di n, e eh, certamente diciamo fra questi fattori trovo zero. Cosa voglio dire? Questa serie, che si chiama serie binomiale, contiene come caso particolare la formula del binomio, quella che impropriamente viene chiamata formula del binomio di Newton, <ride> impropriamente perché quello che Newton trovò in realtà fu questa serie, anche se non si preoccupò molto, come usava a quell'epoca, di dimostrare che la somma di questa serie era effettivamente la funzione da cui era partito. Erano epoche più disinvolte, diciamo così, dal punto di vista della matematica. Quindi questa serie binomiale contiene come caso particolare la formula del binomio ma ne costituisce una evidente generalizzazione. Tanto per così per non lasciare, diciamo, senza ulteriori commenti questo esempio, se alfa fosse un mezzo, l'abbiamo già visto in parte questo esempio, la mia funzione sarebbe la radice di 1 più x. Noi già trovammo a suo tempo, un paio di lezioni fa, il polinomio t2, e se non ricordo male, era... 1 più x mezzi meno x al quadrato ottavi, vediamo se lo ritroviamo con i nostri simboli. Dunque quant'è alfa su 1? Alfa su 1 uguale a alfa, quindi se alfa è un mezzo è un mezzo, quindi il valore della funzione per x uguale a 0 è 1, alfa su 1 è un mezzo, quindi 1 più x mezzi, così. Quant'è alfa su 2? E Alfa su 2 è alfa per alfa meno 1 diviso 2 fattoriale, cioè 2. Cosa succede se alfa è un mezzo? Viene un mezzo che moltiplico un mezzo meno 1, meno un mezzo, tutto ancora diviso 2. Beh, morale viene, diciamo, meno un ottavo. Evidentemente, meno un ottavo, che è esattamente quello che io avevo trovato. Vediamo di trovare almeno un altro termine, così diciamo, per andare un pochino avanti. Per alfa uguale a 3 sarebbe alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2, quindi un, tutto diviso il fattoriale di 3, dunque sarebbe un mezzo. Per meno un mezzo, poi ancora meno un mezzo, meno uno, meno tre mezzi, così? Poi devo dividere per il fattoriale di 3, quindi verrebbe più, guardate, scriviamolo così, 1 per 3 sopra, anche se non è, diciamo, una scrittura dota ai minimi termini, sotto avrei 2 per 2 per 2 che moltiplica 1 per 2 che moltiplica 1 per 2 per 3. Spostiamo il foglio in maniera da rendere leggibile il tutto, vediamo, sì, dunque sotto avrei. Poi lo riporterò qua in posizione migliore. Avrei, eh, dicevo, sopra avrei 1 per 3, sotto 2 per 2 per 2, poi ancora dovrei dividere per il fattoriale di 3, che è 1 per 2 per 3. Beh tanto vale che lo pensi così, 2 per 1, che moltiplica 2 per 2, che moltiplica 2 per 3, cioè il prodotto di numeri pari. Quindi qui sotto avrei 2 per 4 per 6, tutto che moltiplica x alla, vediamo un po' x alla quarta, e così via, così potrei andare avanti. Quindi, diciamo ho un certo modo di scrivere questa eh, serie binomiale, certo che diciamo, fa intervenire questi prodotti che assomigliano un po' ai fattoriali, ma in realtà non sono dei fattoriali, perché come ben si vede un numeratore o il prodotto soltanto di fattori dispari, il denominatore è il prodotto di fattori pari, quindi qualcosa di simile al fattoriale. Qui, volendo, questo qui si potrebbe scrivere 1 diviso 2 per 4, eh, quello dopo sarebbe. 1 per 3 per 5 diviso 2 per 4 per 6 per 8 e così via. Questi, questi prodotti sono noti in letteratura come semifattoriali, ma comunque questo diciamo, è un dettaglio che possiamo anche lasciare così, diciamo, lasciar perdere. Vediamo, l'abbiamo già intravisto in parte nella lezione precedente, vediamo come si possono utilizzare questi sviluppi in serie per stimare in modo approssimato funzioni elementari o valori particolari di queste funzioni in punti speciali. Già si è detto nella previsione precedente che lo sviluppo di E alla x per x uguale a 1, per x uguale a 0, chiedo scusa, fornisce, no, per x uguale a 1, per x uguale a 1, ho detto bene, per x uguale a 1 fornisce E alla 1, cioè E uguale a 1, più 1 diviso 1 fattoriale, più 1 diviso 2 fattoriale, più eccetera, eccetera, più 1 diviso n fattoriale, questo altro non sarebbe che la somma parziale ennesima della serie esponenziale scritta per, per x uguale a 1, più tutto il resto, diciamo così, 1 diviso n più 1 fattoriale, eccetera, 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 tutti. Ora, è chiaro che, diciamo, se io prendo questa sn come stima di e, che errore commetto? Beh, innanzitutto è una stima per difetto, evidentemente, quindi avrò che 0 è minore di e meno sn, e questa differenza è, per così dire, la somma di tutti i termini che io trascuro. 1 diviso n più 1 così, 1 diviso il fattoriale di n più 1, più 1 diviso il fattoriale di n più 2, vediamo un po' di stimare questa quantità, dunque io posso raccogliere certamente a fattore comune 1 diviso il fattoriale di n più 1 così e mi rimane 1, poi vediamo un po' il fattoriale di n più 2 è il prodotto dei numeri da 1 a n più 2, io già ho già raccolto il fattoriale di n più 1, quindi mi rimane 1 diviso n più 2 così. Poi avrei il fattoriale di n più 3, quindi mi rimarrebbe n più 2 che moltiplica n più 3 e così via. Si intravede cosa succede. Ogni volta che vado avanti mh, avrei n più 2 per n più 3, n più 2 per n più 3 per n più 4 e così via. Come posso fare per scrivere qualcosa di più grande di ciò che sta scritto a secondo membro? Beh, certamente diciamo, per avere un risultato semplice, facciamo così. Al posto di questi fattori a denominatore, che ripeto sono n più 2, n più 2 per n più 3, n più 2 per n più 3 per n più 4. Scriviamo sistematicamente n più 1. Certamente metto qualcosa di più piccolo al denominatore, quindi ingrandisco il tutto. Dunque, qui mi rimane, vediamo, 1 diviso il fattoriale di n più 1, così, e qui mi verrebbe, guardate, 1 più, qui verrebbe 1 diviso n più 1, qui verrebbe 1 diviso n più 1 per n più 1, quindi n più 1 al quadrato, 1 diviso n più 1 per n più 1 per n più 1. Beh, ma allora qui troviamo una cosa molto semplice, troviamo, una serie geometrica di primo elemento 1 è ragione 1 diviso n più 1. Beh, ma noi sappiamo sommare, sappiamo calcolare esplicitamente la somma di questa serie geometrica, perché la somma della serie geometrica di ragione R, perché R sia minore di 1, per meglio dire compreso fra meno 1 e 1, qui è positivo, è 1 diviso 1 meno la ragione. Quindi la somma di questa serie si calcola subito, facciamola in quest'angoletto del foglio, è 1 diviso 1 meno la ragione n più 1, vediamo un po' di fare il calcolo, a denominatore ho un n più 1 che va a finire a numeratore. E qui avrei n più 1 meno 1 che va semplicemente n a, dunque questo è uguale a 1 diviso il fattoriale di n più 1, poi avrei un n più 1 a numeratore e un n a denominatore. Chiaramente n più 1 e il fattoriale di n più 1 si semplificano, per l'ottima ragione che n più 1 fattoriale è il prodotto dei numeri da 1 a n più 1, morale mi rimane, lo scrivo così, metto prima questo fattore, n per n più 1. Ah, ecco dunque, ricopiamoci questo risultato, dunque per x uguale a 1, la differenza fra e e sn è certamente inferiore a 1 diviso n per n più 1 incidentalmente faccio osservare che allo stesso risultato saremmo pervenuti anche più in generale se noi avessimo considerato la differenza, qui devo scrivere meno o uguale, fra e alla x e, diciamo, Sn di x, o per meglio dire Tn di x, che è la stessa cosa, perché? Ma per l'ottima ragione che quando x va da 0 a 1, ciascuno dei termini della serie esponenziale è una funzione crescente, diciamo, il generico termine di questa somma si scrive x alla k diviso fattoriale di k, e questa è una funzione crescente quando va zero, x va da 0 a 1, quindi il valore massimo che si assume lo assume per x uguale a 1, quindi anche tn di x è crescente da 0 a 1, per x uguale a 0 vale 1, coincide con e alla x, ecco perché qui ho scritto uguale. Quindi noi stimando l'errore diciamo e alla x meno tn di x per x uguale a 1, cioè quello che ho appena fatto qui sopra, questo sn è semplicemente un nome più semplice che ho dato a tn di 1, per far prima. Ripeto, stimando l'errore per x uguale a 1, abbiamo stimato implicitamente anche l'errore per x compreso fra 0 e 1, nel senso che questo errore, come dire, cresce al crescere di x da 0 a 1, quindi la disuguaglianza che è vera per x uguale a 1, questa, è vera a più forte ragione anche per tutti gli x fra 0 e 1. Quindi per tutti gli x dell'intervallo chiuso 0 e 1 vale questa maggiorazione. Fra un istante lo sfrutteremo. Ma prima di far questo, volevo eh, così, eh, un po' un lusso che ci concediamo, diciamo, no? e dimostrare la correttezza di quell'affermazione che ho fatto nella precedente lezione, cioè che E, il numero che qualcuno chiama numero di Nepero, ma che forse più correttamente andrebbe chiamato numero di Eulero, questo numero non è razionale, cioè non è esprimibile sotto forma di frazione. Come faremo a dimostrare che non è razionale? Certamente cioè, per assurdo, quindi supponiamo per un istante che E si possa scrivere come frazione, P su Q, così possiamo supporre che P e Q siano due numeri naturali. E andiamo a far vedere che da questa ipotesi momentanea siamo in grado di dedurre una contraddizione, un assurdo come si dice, no? Dimostrare una, una tesi per assurdo vuol dire assumere come ipotesi momentanea, come ipotesi di lavoro, la negazione di questa tesi e fare vedere come questa ipotesi momentanea conduca ad un assurdo, conduca ad una contraddizione. Dunque, Supponiamo per assurdo come si dice che si possa scrivere P su Q, quindi vediamo cosa ci porta a questa diseguaglianza. Dunque sarebbe 0 minore di P su Q meno sn. Dunque non dimentichiamo che cos'è Sn, Sn è 1 più 1, più 1 diviso 2 fattoriale, più 1 diviso 3 fattoriale, più 1 diviso n fattoriale. Beh, ma dunque anche questa Sn è un numero, questo certamente è un numero razionale. Che cosa posso, se voglio scriverla sotto forma di frazione uniche, quale denominatore posso utilizzare? Ma certamente posso utilizzare n fattoriale, perché tutti i fattoriali dei numeri da 1 a n, da 1 a n-1, se si preferisce, certamente sono divisori del fattoriale di n. Basta pensare alla definizione del fattoriale. Quindi io posso scrivere 1 più 1 diviso 1 fattoriale più 1 diviso 2 fattoriale più eccetera. Fino a 1 diviso n fattoriale certamente lo posso scrivere come frazione che ha denominatore n fattoriale. Il Numeratore ha un certo numeratore che non, non mi interessa specificare, un certo numero naturale, che so, chiamiamolo P con n. Così. Quindi avremo questa situazione. Dunque vediamo un po', riduciamola a una frazione unica, posso utilizzare come denominatore q per n fattoriale, qui ho p per n fattoriale, qui ho meno Q per p indice n. Tutto questo, in virtù della disuguaglianza precedente, dovrebbe essere minore, quale che sia n, minore di 1 diviso n per n fattoriale. Beh, vediamo un po' dunque. Se io questa disuguaglianza vado a moltiplicare entrambi i membri per il numero positivo qn fattoriale, cosa troverei? Qui ancora 0, poi minore. Dunque, moltiplico per il denominatore, quindi, come dire, qui mi ritrovo il numeratore della frazione precedente, pn fattoriale, meno q, che moltiplica pn. E qui verrei minore di che cosa? Dunque un numeratore avrei q per n fattoriale diviso n per n fattoriale. Beh, allora n fattoriale n fattoriale si semplifica e il numerale mi rimane q diviso n. Guardo un po', e questo dovrebbe essere vero per ogni n. Ma attenzione, qui io sono in presenza di un numero naturale. Questo numero naturale è maggiore di 0. Beh, dire che un numero naturale è maggiore di 0 è tanto come dire che è maggiore o uguale a 1. Qui invece sta scritto che questo numero è minore di Q, che è, sarebbe il denominatore di questa ipotetica frazione che rappresenta E diviso n e io pretendo, io so, diciamo, o saprei, che questa disuguaglianza è vera per ogni n, ma questo è certamente assurdo perché non appena n supera q, questo secondo membro è minore di 1, e allora avrei che il numero naturale che sta scritto qui in mezzo, da un lato dovrebbe essere maggiore o uguale di 1, dall'altro dovrebbe essere minore di 1 e questo chiaramente è impossibile. Dunque l'assunto, l'ipotesi diciamo così da cui io sono partito, cioè che E si lasci scrivere sotto forma di frazione, questa è assurda, la devo cancellare, E è un numero irrazionale. È un numero irrazionale come è irrazionale diciamo pi greco, ma sfortunatamente nessuna delle dimostrazioni note in letteratura della irrazionalità di pi greco è diciamo così, così semplice, anche se non è semplicissima, ma insomma diciamo abbastanza semplice ciò che ho appena mostrato. Nessuna dicevo di queste dimostrazioni è così semplice, così elementare, diciamo meglio, come la dimostrazione che ho appena terminato della irrazionalità del numero e Si diceva un momento fa che la disuguaglianza 0 minore o uguale di X, di E alla X, meno. Scriviamo pure per disteso il polinomio 1 più x più x quadro diviso 2 fattoriale, così. Il polinomio di Taylor, così. Questa diseguaglianza non è vera soltanto per x uguale a 1, ma è vera per tutti gli x dell'intervallo 0, 1. Così. Ora vediamo come si possa sfruttare questa informazione per stimare in modo approssimato la funzione a e alla x per un qualsivoglia x reale, sia esso positivo o negativo. Questa è una domanda che già ci siamo fatti altre volte, no? Quando io ero studente, moltissimi anni fa, c'erano le tavole dei logaritmi, le tavole delle funzioni seno e coseno. Ci sono anche adesso, evidentemente, anche se sono libri che eh, verosimilmente sono piuttosto coperti di polvere. Ma oggi tutti quanti possediamo queste calcolatrici scientifiche, tascabili, di poco prezzo, diciamo sulla quale sono già direttamente, come si dice, implementate, cioè sono direttamente disponibili queste funzioni. Si pigia un tasto, esce e alla X per qualsivoglia X. Già, ma la curiosità rimane, ma dentro che cosa accade? Diciamo? Beh, diciamo, è piuttosto difficile dare una risposta puntuale, dire dentro questa particolare cosa, calcolatrice cosa effettivamente accade, anche perché i produttori non sono in generale così generosi di informazione, ma almeno dare un'idea, diciamo così, di come sia possibile approssimare queste funzioni, anche se poi magari dentro il calcolatore XY ciò che accade non è esattamente quello che io mi appresto a far vedere, ma ai, io vorrei fornire ai miei ascoltatori o telespettatori, per dir meglio, un'idea di come sia possibile approssimare queste funzioni in maniera accurata, utilizzando per esempio gli sviluppi di Taylor. Dunque si diceva, prendiamo un X reale qualunque. Beh, dunque questo x reale certamente io lo posso inquadrare, diciamo così, fra due numeri interi, n, n più 1, l'abbiamo visto ancora questo, basta prendere come n quello che qualcuno chiama la parte intera o approssimazione intera per difetto, spesso viene indicata così, con queste mezze parentesi quadre, sarebbe il più grande intero che non supera x, così, il più grande intero che nella consueta rappresentazione dei numeri sta alla sinistra di x coincide con x, ove x fosse intero. Attenzione che se x è un numero negativo, meno 1.7, questa parte intera, è, o per meglio dire approssimazione intera per difetto, non è meno 1, bensì è meno 2, perché, ripeto, vado a considerare il più grande intero che non supera x. Quindi certamente questo si può fare. Quindi x, diciamo, è lo inquadrato fra un numero intero, ripeto, non so se positivo o negativo, e il suo diciamo, successivo è n più 1. Mettiamo in evidenza questa differenza, chiamiamola come volete voi, lo so, y, quindi y sia x meno n. Questa y chiaramente è un numero maggiore o uguale a 0 e minore, minore strettamente di 1. Potrei chiamarla parte frazionaria, tanto per intenderci, anche se anche qui c'è questo problema che, ove x fosse negativo, questa parte frazionaria non è tanto ciò che compare dopo la virgola quanto il suo complemento a 1. Nell'esempio che sta ancora scritto qui sul foglio, questa parte frazionaria sarebbe 0,3, chiaramente. Benissimo, dunque eh, x lo posso scrivere come n più y, si dirà non hai fatto grandi scoperte, visto che y è un nome che è stato dato a x meno n, beh, chiaro che x è n più y. Già, ma a questo punto scattano le proprietà della funzione esponenziale, la funzione esponenziale... Come sappiamo trasforma per così dire le somme in prodotti, cioè e elevato a x diventa e elevato alla n per e elevato alla y. E elevato alla n volendo sarebbe come dire e elevato alla 1 moltiplicato per se stesso n volte per e elevato alla y. E, ma allora siamo come dire a cavallo, perché questa formula mi dice che se io conosco, per meglio dire, sono in grado di approssimare in modo accurato la funzione e e solo in modo di farlo, perché questa disuguaglianza lo dimostra. Si diceva nell'elezione precedente che n fattoriale cresce molto in fretta, 10 fattoriale è circa 3 milioni e 6, quindi per n uguale a 10 qui ho 10 volte 10 fattoriale, quindi qualcosa dell'ordine di 36 milioni. E questo lo tengo sommando diciamo, non 10 ma 11 termini. Naturalmente, se invece di n fattoriale 10 fattoriale prendessi 11 fattoriale, avrei qualcosa, si diceva, di vicino ai 40 milioni. Quindi se lo moltiplico ancora per n, 40 diventa 400. Quindi ecco che diciamo, rapidissimamente questa successione converge alla x per x, ripeto, compreso fra 0 e 1. Quindi una volta che io conosco, conosco nel senso che conosco delle buone approssimazioni della funzione n all'intervallo chiuso 0 0,1, sono apposta, perché qui ho E elevato a 1, cosa che so stimare, qui meglio poi lo la n, qui ho e elevato alla y, calcolato per un y compreso fra 0 e 1, e dunque diciamo... Dire, almeno dal punto di vista di principio, il mio problema di approssimare accuratamente la funzione reale alla x per un qualsiasi x, diciamo, x reale è risolto. Faccio anche un'altra osservazione, badate, che è abbastanza interessante. Nella lezione precedente, se ricordate, scrissi che x alla n più 1 diviso il fattoriale di n più 1, così, questo si lascia scrivere x diviso n più 1, per x alla n diviso il fattoriale di n. Questo ci è servito per convincerci che la successione x alla n diviso n fattoriale per ogni x, non soltanto per gli x compresi fra 0 e 1, cosa che è ovvia, dicevo per ogni x questa successione tende a 0. Ma guardate che questa osservazione ha anche un'altra conseguenza molto interessante nell'ottica in cui ci siamo posti in questa lezione, che è un'ottica computazionale. Per calcolare i termini successivi della serie esponenziale non sono tanto sciocco come dire da ripartire ogni volta a calcolare x per x per x n più una volta e dividere per il fattoriale di n. Perché? Ma perché una volta che io ho calcolato il termine ennesimo della serie esponenziale, per calcolare il successivo basta moltiplicare per x e dividere per n più 1, cioè devo fare soltanto una moltiplicazione e una divisione. Quindi come dire, questi termini vengono calcolati ricorsivamente a partire dal primo che vale 1. Ogni volta moltiplicando per x e dividendo per, diciamo, n o n più 1, quel che, quel che volete. Quindi, ripeto, con un costo computazionale notevolmente basso. Abbiamo una, quella che si dice in gergo una bassa complessità computazionale. Quindi, che vuol dire che il calcolo, tradotto così in termini più elementari, più comprensibili, è molto veloce. Ecco perché noi, come dire, pigiamo il tasto della nostra calcolatrice e ci sembra che istantaneamente... La nostra calcolatrice scientifica ci fornisca il valore di alla x, alla x, cos x, 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 eccetera. Il tempo che la calcolatrice impiega è così ridotto che abbiamo l'illusione della istantaneità. Non è così evidentemente, ma a tutti gli effetti pratici è come se fosse così. Quello che vale per la funzione esponenziale vale, così con cambiamenti formali, anche per la funzione seno e coseno, occupiamoci della funzione seno. Ma questa è una storia, diciamo, che è piuttosto vecchia, che si studia anche nelle scuole secondarie. Facciamo finta che questa sia una circonferenza, piuttosto mal fatta, ma non ha importanza. Beh, si sa anche dalle scuole secondarie che se io, diciamo così, conosco la funzione seno, eh, la sinusoide, nel tratto che va da 0 a pi greco mezzi, che sarebbe, diciamo, il primo quadrante, così, quando x corrisponde, x sarebbe la misura di quest'arco, se questa è la circonferenza di ragioni, x sarebbe la lunghezza di quest'arco, che come si diceva nella lezione precedente, è al tempo stesso, per definizione, potremmo dire, la misura in radianti dell'angolo al centro. Dicevo, si sa dalle scuole secondarie che se la funzione seno è nota in questo tratto da 0 a pi mezzi, beh, questa è nota su tutta la retta reale. Perché? Ma perché diciamo così, se io ho un, un numero x qualunque... Pensiamolo sempre come misura di un angolo, posso sempre come si dice riportarlo al primo quadrante. Cosa vuol dire? Posso sempre trovare un numero compreso fra 0 e pi mezzi in cui la funzione seno o ha lo stesso valore del valore che io voglio calcolare o è l'opposto di questo valore. Detto così, diciamo via la buona. Le proprietà di simmetria di questa curva sono tale che quando io conosco questo pezzo, conosco anche quest'altro perché è simmetrico, ma conosco anche quest'altro di sotto perché è il simmetrico di questo qui rispetto a questo punto, quindi anche ragionando così è proprio molto alla buona, diciamo. Eh. Quindi se io so eh, approssimare bene la funzione seno fra 0 e pi mezzi, ma la so approssimare bene su tutta la retta reale, come si dice nelle scuole secondarie, non so se io ho un numero che va a finire qui. Eh, allora con, come faccio a riportarlo al primo quadrante? Eh, faccio π meno questo numero, allora trovo così, un altro valore che ha lo stesso seno. Cosa succede se invece ho una roba che sta qui nel uno, due, terzo quadrante? Eh, sottrago π, ecco, vengo qui, e eh, qui è x, trovo x' primo che sta qui, il seno di questo è l'opposto di questo qui. Lo stesso se sono qui sotto, eh, faccio 2π meno il mio, il mio angolo, o per meglio dire il mio numero, eh, che 2π è un numero, è un po' difficile sottrarre da un numero un angolo una sciocchezza che ho detto, ma insomma spero che i miei ascoltatori mi perdonino, diciamo sottraggo da 2π la misura di quest'angolo, sempre i radianti, e trovo un altro numero e questa volta un numero il cui seno è l'opposto di quello che io voglio calcolare. Buona sostanza. Posso sempre ricondurmi a questo tratto. Ora noi sappiamo che la funzione seno è sviluppabile certamente su agli x reali e la serie si scrive, come più volte è stato detto x meno x al cubo diviso 3 fattoriale, x alla quinta diviso 5 fattoriale, eccetera, eccetera. Diciamo meno 1 alla n, x alla 2n più 1 diviso il fattoriale di 2n più 1. E si va bene, per x positivo, a noi interessa, noi abbiamo detto gli x compresi fra 0 e pi mezzi, così, questa è una serie a termini alterni. È una serie a termini alterni, quindi diciamo è applicabile il criterio di Leibniz, ma dunque no, non lo so se è applicabile. Certamente è applicabile all'intervallo per gli x che vanno da 0 a 1, così, perché, un ragionamento che abbiamo già fatto, in fondo i termini di questa serie non sono altro che i termini di indice dispari della serie esponenziale, presi a termini alterni. Già si disse nella lezione precedente che la successione di questi termini è monotona decrescente per gli x comprese fra 0 e 1. Per L'X oltre 1 è monotono da un certo indice in poi, ma come dire non fin dall'inizio. Quindi per gli x compresi fra 0 e 1 certamente a questa serie posso applicare il criterio di Leibniz, che vuol dire che se mi arresta un certo termine trovo una stima per difetto o per eccesso, a secondo che mi arresto a un termine positivo o a un termine negativo, e ho subito anche una stima dell'errore, senza nemmeno scomodare la formula di Lagrange. Basta che vada a guardare il termine seguente, lo prendo in valore assoluto e questo termine, il, diciamo il primo termine che non prendo in considerazione ed ecco che questo maggiora, per così dire, l'errore che commetto sostituendo al posto di Sen X il, 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 il polinomio di Taylor che ho considerato. Già, ma la sfortuna vuole che Pi sia circa 3, quindi pi greco mezzo è circa 1,5, 1.5, un po' di più in realtà, per cui diciamo 1 sta qui. Quindi io diciamo, sarei più contento se potessi riportare il calcolo della funzione seno x eh, non solo a un x che sta nell'intervallo 0 più mezzo, questo non è che andrebbe tanto male, ma insomma sarebbe meglio se potessi riportarlo a un, a, agli x che stanno in un intervallo contenuto nell'intervallo 0,1. Questo si può fare in una maniera anche molto facile. Guardate, do un piccolo esercizio, diciamo così, di trigonometria in un certo senso, dunque partiamo da una x che sia compresa fra 0 e pi mezzi, così. Beh, non è mica vietato pensare queste x come tre volte qualcos'altro, tre volte t, beh è chiaro, eh. si dirà che scoperta hai fatto, basta che io chiami, che battezzi T x terzi, allora è chiaro che x è tre volte t. Penso questo x come tre volte la sua terza parte, non c'è molto progresso sempre a fare questa. Già, ma c'è una. qui è l'esercizio, dunque il seno di x, che dunque scrivo seno di 3T, è eh, qui un piccolo esercizio di, sulle funzioni circolari. Se applichiamo un paio di volte le formule cosiddette di addizione, 3T lo penso come 2T più t, quindi applico le formule di addizione una prima volta, poi una seconda volta, o se preferite le formule di duplicazione, la stessa cosa. Troviamo, diciamo il modo di esprimere il seno di 3t in funzione di sen t e il risultato è questo, guardate, 3 volte il seno di t meno 4 volte il seno di t tutto quanto al cubo. Eh? Io invito i miei, i miei ascoltatori a, a verificare, ripeto, utilizzando un paio di volte le formule di addizione, la correttezza di questa formula, se ne convinceranno da soli. Ah, dunque, quindi io posso riportare il calcolo di sen x. Eh? al calco del seno di t, dove t è x terzi, e eh, già ma se x varia nell'intervallo 0 pi mezzi, t che è la sua terza parte, varia nell'intervallo da 0 a pi sesti e pi sesti, ripeto, pi greco è poco più grande di 3, se fosse 3, 3 sesti sarebbe un mezzo, pi greco è più grande, poco più di 0,5, in realtà questo è circa 0,52, diciamo qualcosa di meno di 0,6, 6 decimi, così per stare nel sicuro. Ma allora siamo a posto perché guardate. Che so, facciamo un esempio concreto, supponiamo di voler approssimare il seno di x, o, o seno di t, a questo punto è, i nomi non hanno più importanza, chiamiamolo pure seno di x, con che so, col t5, t5 sarebbe x meno x al cubo diviso 3 fattoriale, più x alla quinta diviso 5 fattoriale, per x positivo ho una stima per eccesso, comunque diciamo non stiamo a soffermarci su questo dettaglio, dunque l'errore in modulo... Non supera che cosa? Il modo del primo termine che io trascuro. Questo, cosa sarebbe il primo termine che io trascuro? Sarebbe x alla settima diviso il fattoriale di 7. Così. Ma 7 fattoriale per la nostra fortuna. Dunque x diciamo, non supera 0,6. Quindi avrei diciamo, 0,6 alla settima. Il fattoriale di 7 è 5040. Viene fuori un numero diciamo, che è molto ragionevole. Viene se lo facciamo i calcoli con un piccolo computer, viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, eccetera. Qualcosa diciamo, che è minore di 0.50 e poi un 6, 6 milionesimi. Quindi un risultato che è diciamo, largamente accettabile, ma ove non fosse accettabile il rimedio è presto trovato. Invece di utilizzare il T5 utilizzerei il T7. Allora a questo punto l'errore non sarebbe maggiorato con... Diciamo che x alla settima diviso il fattoriale di 7, ma x alla nona diviso il fattoriale di 9. Poiché x arriva fino a 0,6 avrei 0,6 alla nona, quindi un numero molto più piccolo del precedente, diviso per il fattoriale di 9, che è qualcosa dell'ordine di 360.000, eccetera, e quindi avrei un risultato molto, molto più accurato di quello che ho trovato in precedenza. Quindi è chiaro che così prose proseguendo. Con aumenti di complessità computazionale molto modesti potrei diciamo, calcolare la funzione seno nell'intervallo 0 pi sesti e di conseguenza nell'intervallo 0 pi mezzi e di conseguenza su tutta la retta reale con tutta l'accuratezza che mi è necessaria. Vorrei concludere con eh, questi 3-4 minuti che mi restano eh, uh, indicando mh, un possibile utilizzo anche della serie logaritmica per calcolare i logaritmi. Si diceva. La serie logaritmica così com'è non, non è molto buona, o perlomeno è buona soltanto per valori di x molto vicini a 0. Dunque che cos'è che abbiamo trovato? Abbiamo trovato che il logaritmo di 1 più x eh, si scrive x meno x quadro mezzi più x al cubo terzi, così, eh, più eccetera eccetera. Scriviamolo così rapidamente. Se al posto di x scrivo meno x, beh è chiaro che posso scrivere anche così, qui verrebbe meno x, perché se cambio x in meno x che cosa accade? Che le potenze disperi cambiano segno, le potenze pari restano quelle che erano evidentemente, quindi rimane così, meno x al cubo terzi, così, eccetera, eccetera. Proviamo a fare la differenza membro a membro, che cosa accade? Accade che le potenze pari si cancellano, le potenze disperi si, si sommano, quindi viene che questo diviso questo, questo meno questo, dunque logaritmo meno logaritmo, beh, ma logaritmo meno logaritmo, eh, sappiamo che è il logaritmo del quoziente, quindi il logaritmo di 1 più x diviso 1 meno x si scrive dunque due volte, abbiamo detto le potenze dispari si sì, rimangono, eh, quindi sarebbe x più eh, x al cubo terzi più x alla quinta quinti, eccetera, 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 così. E questo è certamente vero abbiamo detto la sviluppabilità si ha per x che va da meno 1 escluso a 1 incluso, qui dovrei fare l'incontrario, quindi certamente le cose vanno bene per x in valore assoluto minore di 1, nel senso che entrambi questi sviluppi sussistono. Allora guardate, io potrei diciamo così battezzare t questo rapporto, ora chiediamoci quando x descrive l'intervallo aperto da meno 1 a 1, qual è diciamo, l'insieme descritto da questa qui, sarebbe l'asse t, sarebbe qui così dovrebbe l'asse x, qui ho meno 1 e qui ho 1. Beh, non ci vuol volta vedere, questa è una quantità positiva, quando x tende a 1 per valori minori questo tende a più infinito, ma insomma senza farla tanto lunga, questo qui per x uguale a 0 viene 1, questo è un ramo di iperbole equilatera che passa per questi punti e poi proseguirebbe così. Quando x va da meno 1 a 1 questo valore descrive tutta la retta reale. Dunque abbiamo trovato, ricopiamo un po' il risultato, che il logaritmo di 1 più x diviso 1 meno x, cioè il logaritmo di, diciamo, t, si lascia calcolare mediante uno sviluppo in serie, che non stiamo a ricopiare per il disteso così. Naturalmente quello che io voglio è un assegnato valore di t, quindi devo, come dire, non esprimere t in funzione di x, così, t sarebbe 1 più x diviso 1 meno x, ma x in funzione di t. Questo è un piccolo calcolo che lascio ai miei telespettatori, si fa facilmente, viene che x è uguale a t meno 1 diviso t più 1, così. quindi Se io volessi per esempio calcolare il logaritmo di 3, quindi volessi ottenere t uguale 3, cosa dovrei fare? Dovrei in questa formula mettere t uguale 3, qui viene 3 meno 1 che fa 2, 3 più 1 che fa 4, così 2 quarti, un mezzo, eccolo qua. Quindi mettere al posto di x un mezzo, infatti se metto x un mezzo viene 1 più un mezzo che fa 3 mezzi, 1 meno un mezzo che fa... Un mezzo, il rapporto fa 3, quindi avrei modo di calcolare il logaritmo di 3 mediante questo sviluppo in serie che, ripeto, fa intervenire soltanto le potenze dispari della variabile. Quindi abbiamo un modo, diciamo, efficiente per calcolare il logaritmo di un numero che ho ribattezzato t, almeno quando x è abbastanza vicino a 0, quando x è abbastanza vicino a 0 questo rapporto è abbastanza vicino a 1, ma poi sfruttando le proprietà dei logaritmi, evidentemente, non sto a dilungarmi su questo dettaglio, potremo riportare, il calcolo del logaritmo di un numero qualunque è il calcolo del logaritmo di un numero abbastanza vicino a 1, in una maniera abbastanza analoga a quella che abbiamo visto per la funzione esponenziale.